intervento complicato, quello svolto, composto da lavori tesi a garantire la frizione, una prima frizione al sito delle orme di Altamura, che ha portato alla realizzazione di un percorso di accesso della passerella, allestito ovviamente con dei primi pannelli di descarici, e ai lavori di pulitura di tutta la superficie per portare, diciamo, poter consentire il rilievo e quindi lo studio delle orme, circa 26.000 orme presenti sulla paleosuperficie, e tutta una serie di attività di ricerca e di studio delle stesse, nonché di prima fruizione, di prima conoscenza, diffusione delle informazioni alle scolaresche essenzialmente attraverso una serie di visite guidate che si sono svolte nel corso dei lavori, nel corso del cantiere. Noi eravamo su una piattaforma simile alle Bahamas. Tenete presente che le Bahamas sono lunghe più di 1000 km, larghi 300-400 km, e questa era la dimensione di questo grande ambiente chiamato piattaforma carbonatica. Era essenzialmente una vasta palude che poteva andare più o meno sotto il livello del mare da alcune decine di metri a essere a pelo d'acqua. Quindi questi animali, ogni volta che c'era la possibilità di andare a mangiare da qualche altra parte, facevano le loro camminate in queste piane fangose in cerca di cibo. Questa piattaforma di 80 milioni di anni fa non era alle latitudini dove ci troviamo adesso. Adesso siamo a latitudini, diciamo, dove c'è un clima temperato. Invece nel Cretaceo superiore, magari memorizziamo anche questo termine, eravamo a una latitudine tropicale e subtropicale. Come abbiamo ricavato l'età di queste rocce? Come vedete, alle vostre spalle ci sono le rocce che abbiamo studiato e, come vedete, non ci sono fossili evidenti, però lo stratigrafo, il paleontologo campionano per poter poi trattare in laboratorio queste rocce, ottenere dei preparati che vengono appunto opportunamente preparati secondo delle metodiche ormai, diciamo, standard e studiate al microscopio. E sono proprio questi microfossili, pensate un po', addirittura organismi unicellulari che vivevano in questi mari tropicali, subtropicali e che nel tempo hanno avuto una distribuzione molto limitata.